my desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, the lions. Tornata anche lei, Katy Perry, Change to the Rhythm, con la collaborazione di sezione con Skip Marley, il nipote di Bob Marley, questo ragazzo ventenne ha davvero una straordinaria voce. Adesso è il momento di andare con lo spazio dell'informazione, le migliori notizie, le ultimissime dal territorio. In redazione c'è Gianvito Messina e Paola Pollicita, a voi con l'informazione. Buonasera e bentornati con l'informazione qui su Radio Tele Locale. Il Paese dei Balocchi vince l'edizione 2017 del Carnevale Chiaramontano. Chiaramonte e Gulfi hanno vinto l'oro, i ragazzi del carro allegorico il Paese dei Balocchi, aggiudicandosi un montepremi di 8.200 euro. Secondo posto per Siamo Tutti sulla Stessa Gondola, Carnevale di Venezia, che porta a casa 7.700 euro. Terzo posto per La Vida è su Carnevale, i cubani, che si aggiudicano 7.200 euro. È stata un'edizione importante quella del Carnevale 2017, andata in archivio martedì sera. Dopo alcuni anni, infatti, si sono rivisti in piazza carri di buona manifattura, con movimenti fluidi degni di un Carnevale che si rispetti. Un plauso sicuramente va ai ragazzi che si sono cimentati nell'impresa di far notare il carnevale degli antichi fasti. Ricordiamo infatti che tutti i carri, compresi i meccanismi di movimento, sono interamente realizzati da ragazzi di circa 20 anni che per circa 2 mesi lavorano nei locali dell'ex mercato ortofrutticolo di Roccazzo. Il carro vincitore, il Paese dei Balocchi, ambientato nel mondo del circo, è stato valutato in positivo anche per la particolarità della realizzazione per i movimenti della struttura. Subito dopo la premiazione dei carri si è svolto in Piazza Duomo il tradizionale gran ballo in maschera e anche ovviamente martedì sera migliaia di presenze a Chiaramonte, che si conferma la capitale del carnevale ibleo. Cambiamo punto pagina e ritorna l'organo in chiesa madre a Chiaramonte. Si inaugurerà con un concerto tenuto dal maestro Marco D'Avola l'organo della chiesa madre di Chiaramonte, i cui restauri sono recentemente terminati. Appuntamento domenica con appunto la buona musica, domenica 5 marzo alle ore 20:30. Uno sguardo al territorio: dichiarata fallita l'associazione regionale allevatori, una ripercussione anche per gli operatori del settore della provincia di Ragusa. La sezione fallimentare del Tribunale di Palermo ha dichiarato fallita l'associazione regionale allevatori Sicilia su istanza di un gruppo di lavoratori. Epilogo di una lunga stagione che ha visto la politica penalizzare un'istituzione che per decenni è stata il punto di riferimento di migliaia di allevatori della nostra isola. Curatore fallimentare è stato nominato l'avvocato Vittorio Viviani. E dietro la chiusura di questa istituzione c'è di certo la crisi finanziaria della regione, provocata dagli scippi del bilancio regionale operati dal governo nazionale in questi anni. Ma la crisi finanziaria non spiega tutto. In questa storia abbiamo pesato molto le scelte politiche operate prima dal governo regionale lombardo e poi quelle dell'attuale Crocetta. Centrale anche il ruolo non certamente positivo svolto all'AIA, sigla che sta per Associazione Italiana Allevatori. Da domani tutti i servizi resi dai 115 dipendenti di questa organizzazione verranno interrotti, sigilli insomma, sia per la sede di Palermo sia per tutte le altre sedi sparse nel territorio. Per quanto riguarda lo sport, ce ne parla Paola.
Ebbene, Coraggio Chiaramonte, calcio a 11, campionato di seconda categoria. Milita momentaneamente al 7° posto in classifica il Chiaramonte Calcio, che aveva iniziato discretamente questo campionato. Ha riposato recentemente una serie di sconfitte, l'ultima a Niscemi per 3-1. Bisogna recuperare assolutamente domenica, infatti sarà importante il match al comunale, poiché affronteremo l'Ellenica di Siracusa, che ha soli 4 punti in campionato e non sarà difficile batterla. Appuntamento quindi domenica 5 marzo alle 15 al comunale di Chiaramonte Gulfi. Ridò la linea a te, Gianvito. Sì, grazie Paola. Per quanto riguarda la pagina sportiva, no, non ci sono aggiornamenti. L'edizione della nostra informazione finisce qui. Buon proseguimento di programmi su Radio Tele Locale. Grazie. Enjoy Radio. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Uno dei grandi successi del 2016 è sicuramente Matt Grimes con Esche to Me, che abbiamo ritrovato in questa puntata di Notte Locale, ancora in diretta sia live su Facebook. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo. Siete tantissimi. Sì, e davvero ringraziamo anche Radio Guida, la nostra media partner, diciamo, che ci condivide sempre i programmi, le nostre informazioni, e quindi ringraziamo Radio Guida che veramente ci sostengono. E adesso, e ovviamente io volevo fare un saluto particolare prima della classifica, salutare i miei colleghi del quintetto di Fiati Musiche. E allora salutiamo tutti: Emanuela Reitano, Raffaele Vacirca, Elisabetta Messina e Mariangela Cavallaro, che ci stanno ascoltando. Bene, quindi direttamente da Catania.
Sì, un po' sparsi per tutta la Sicilia. Okay. E quindi non perdiamo tempo e iniziamo con i grandi successi. Perché abbiamo perso tempo, Paoletta. È importante. No, assolutamente, però magari vogliono ascoltare della buona musica. Sì, quindi... ma vogliono anche sentire noi. No. Sì, Giampito, andiamo avanti. Sì, Paola, sì. Ore! Paola, Paola, Paola. Scusa, dobbiamo far ascoltare della buona musica. E quindi, come vi avevamo anticipato, andiamo con la grande classifica. Radio Telelocale Hairplay. I 10 brani più trasmessi dalle radio. Eh sì, la grande classifica dei 10 brani più trasmessi in questa settimana dalle radio. E iniziamo subito. E iniziamo, decima posizione, tutta al femminile, con Fiorella Mannoia, Che sia benedetta. Eh sì. Ed ancora, alla nona posizione, abbiamo Biffy Clyro con Rearrange. L'abbiamo ascoltata in questa puntata, il grande ritorno di Katy Perry con Change to the Rhythm. E andiamo avanti con settima posizione, I Feel It Coming, The Weeknd. Numero 6, la collaborazione meravigliosa tra Tiziano Ferro e Carmen Consoli, Il Conforto. E ancora, posizione numero 5, Rock Bay con Clean Bandit. Sì, alla numero 4 ne ascoltiamo un estratto. Anche questo personaggio si è diviso dai Subsonica e ha partecipato da solo al Festival di Sanremo. In questi giorni è uscito il suo album, Il Codice della Bellezza. Samuel, alla numero 4 con Vedrai. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. E ritorniamo ancora con la nostra classifica alla terza posizione, Parov Stellar con All Night. Seconda posizione, Shape of You.